Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 16 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Emicrania fin dal primo mattino? L'emicrania ve la scatenano i vostri figli con i loro capricci, i loro continui litigi. Vi domandate se anche voi alla loro età eravate così, e la risposta è inequivocabilmente no. Altri tempi, altri metodi e ben più scapaccioni. Ecco il segreto, le vostre maniere gentili, che vogliono essere persuasive, la logica che non fa un grinza, con quelle teste non ha potere. Date retta agli amici che ci sono passati prima di voi, una bella sculacciata non ha mai ucciso nessuno. Nessun vicino di casa chiamerebbe il telefono azzurro, piuttosto dovrebbero chiamarlo per voi, sull'orlo di una crisi di nervi. Aiuto! Cercate il numero della babysitter e correte al lavoro, con la luna stacanovista nel segno di tempo ne avete già perso fin troppo. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. È giunto il momento di dire basta alla sopraffazione del partner e far valere le proprie ragioni. Il lavoro non va in tutti i sensi, vi sentite stanche e vi perdete spesso in strane congetture. Siate costruttive e positive se volete uscirne. Un amico potrà essere poco sincero ma tu potrai non esserlo con altri. Programma un viaggio. Una persona dei pesci ti consiglierà bene. Sii sereno e cerca di fare le cose giuste e con calma, hai le competenze giuste e hai ricevuto dei consigli validi. Fai in modo di farne tesoro. Facilitazioni in tutto. Socializza. Incontri interessanti, stasera. Possibili rallentamenti e ostacoli nei rapporti con gli altri a causa di Mercurio ostile ma anche del vostro scarso impegno nel cercare di socializzare di più. State spendendo troppo, lo shopping va moderato se non volete ridurvi al lastrico. State più attenti in generale alle spese. Persone che lavorano da tempo ai vostri fianchi, siete energici e lavorate bene per annullare l'effetto di tutto questo. Alcuni amici fidati potrebbero darvi una mano. Ricomponete i rapporti con gli altri deteriorati per incomprensioni o malintesi, ne trarrete giovamento a breve. Aprite la vostra mente e cercate di perdonare, la prossima volta sicuramente sarete perdonati anche voi. Oggi è giornata di resoconti nel campo sentimentale e non potete svignarvela molto facilmente. Cercate di essere molto precisi in questa giornata. In qualsiasi attività. Ci sono dei lavoretti che avete in precedenza sottovalutato e che ora, reclamano vendetta. Non potete mischiare il lavoro con la vostra vita privata, tanto meno con i vostri affari personali. La luna nel vostro segno dipinge il quotidiano di un'aria più fresca e sopportabile. Il mondo dei rapporti familiari e amichevoli è per voi una magica oasi di pace in cui rifugiarvi. Il periodo è comunque molto bello e godibile per voi, ma si sa, si vuole sempre di più. Si desidera migliorare e voi vi state impegnando perché la vostra vita ottenga una svolta capitale in senso positivo. Urano e Venere assecondano le vostre ambizioni. Luna protagonista nel vostro segno sostenuta dai trigoni di terra messi in gioco da Plutone e Urano. Filerebbe tutto liscio come l'olio non fosse che Marte. Fiammeggiante e battagliero allo zenith, non decidesse di colpirvi a tradimento con una quadratura a causa di emicranie, tensioni familiari, litigi col capo e chi più ne ha, più ne metta. Amore ed Eros. L'amore c'è e vi sorride, magari velatamente, un po' di nascosto per non incorrere nelle ire di qualcuno contrario a questo sentimento. Magari l'altro, geloso. Oppure i familiari che non vedono di buon occhio le vostre scelte sentimentali. Forte e incendiaria la cotta che vi lega a quella persona di cui voi sapete tutto, mentre gli altri, informati solo a metà, sparano critiche. Figli adolescenti in crisi vogliono più libertà, ma a voi, circospetti, stentate a concederla e da qui altre tensioni e fiammate in casa vostra.
sensibili ma al tempo stesso restii alle manifestazioni di dolcezza. Lasciatevi andare, ne avrete solo da guadagnare. Valori dissonanti nel segno del Sagittario possono provocarvi qualche lieve dissapore con la persona che avete accanto. Niente paura, tuttavia. In serata ogni piccolo screzio sparirà. Urano, Luna e Plutone lavorano per la tenuta delle vostre relazioni sotto tutti i punti di vista, in special modo se siete nati della prima e terza decade. Con quali segni state meglio da un punto di vista amatorio in questo periodo? Con Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno. Quali sono invece i segni da cui stare alla larga, perlomeno momentaneamente? I Gemelli e la vostra stessa Vergine, poi ancora il Sagittario e i Pesci. Lavoro e denaro? L'argomento più urticante della giornata, con un capo che non ve ne fa passare una liscia, criticando ogni mossa, ogni parola che vi esce di bocca. Che voglia di mollare tutto e mettervi in proprio, ma con quali fondi e soprattutto con quali competenze? Prima dovreste farvi le ossa e, anziché arrabbiarvi con costui o costei, cercare di carpire tutto quanto di buono ha da insegnarvi. Poi a tempo debito ci penserete, ma prima converrà lasciar passare la crisi energetica, altrimenti rischiereste di chiudere ancor prima di aver aperto. Non è il caso di mettere troppa carne al fuoco, in questo periodo siete maggiormente suscettibili. Sarà meglio evitare qualsiasi contrasto in ufficio, con superiori e colleghi. Gestite con un piglio di prim'ordine una questione un po' complicata che si è creata in ufficio. L'aiuto di competenze esterne sarà essenziale. Non ce la potete fare completamente da soli. Benessere. La Luna vi rende ipersensibili, non solo alle tensioni ambientali e ai litigi ma anche ai fattori inquinanti, al rumore, al traffico che vi fa saltare subito i nervi. Prudenza dunque al volante ma anche in bici tra le auto imbizzarrite nella calca dicembrina. Poco piacevoli anche i mezzi affollatissimi e per voi ipocondriaci, che del virus avete una fifa blu, si trasformano in un vero patibolo. Molto probabilmente finite con il somatizzare le tensioni e le preoccupazioni personali a livello muscolare, in particolare nella zona del collo. Prima di affidarvi a un massaggio, sempre meglio un controllo. Per lei, capo isterico, sempre più pretenzioso, ogni giorno una richiesta in più rispetto alle precedenti, avanti di questo passo vi toccherà portarvi il pigiama in ufficio e dormire lì. Per lui, con un diavolo per capello, anzi tre, meno male che cominciate a stempiare. Altrimenti sulla vostra povera testa ci starebbe l'inferno intero. Colore delle emozioni, rosso carminio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.